sudare vuol dire dimagrire. Molte persone pensano che sudando si stia automaticamente dimagrendo, per una serie di motivi. In realtà è una questione di percezione. Molte persone appunto collegano il sudare all'attività fisica. Quando si fa attività fisica di solito si suda, quindi si bruciano energie, si sta sudando ed ecco che si pensa si stia anche dimagrendo. Quindi facendo attività fisica si suda, l'attività fisica aiuta al dimagrimento, quindi il sudore aiuta al dimagrimento. Questo, diciamo, è l'associazione che fanno molte persone. In realtà questa è un'associazione sbagliata. L'attività fisica aiuta al dimagrimento, l'attività fisica fa sudare nella stragrande maggioranza dei casi, ma sudare di per sé non ha niente a che vedere col dimagrimento. Cioè io posso sudare tanto e non dimagrire di un grammo. Certo, perderò dei liquidi, quindi magari la bilancia subito dopo la sudata mi darà un peso più basso di quello che avevo prima della sudata, ma è semplicemente dell'acqua che recupererò immediatamente non appena andrò a bermi un bel bicchiere d'acqua subito dopo la sudata. Il punto è che sudare non è collegato a un dispendio energetico. Spesso e volentieri noi sudiamo. Anzi, quando non stiamo consumando energie. Facciamo un esempio: in estate c'è caldo, stiamo seduti sulla sedia e sudiamo senza fare niente. In quel caso non è che stiamo dimagrendo. In quel contesto lì c'è un dispendio energetico decisamente basso, molto più basso di quello che c'è, per esempio, in inverno, nel quale non sudiamo. Perché una delle cose che fa consumare più energia nel nostro organismo è la regolazione termica, soprattutto la produzione di calore per riscaldarci quando fa freddo. Questa componente del nostro metabolismo è tra quelle più dispendiose da un punto di vista energetico, quindi più c'è freddo, più ci dobbiamo riscaldare, più energia consumiamo. Quando c'è invece caldo, non dobbiamo riscaldarci, al massimo ci dobbiamo raffreddare. Come ci raffreddiamo? Attraverso il sudore. Ma produrre il sudore per raffreddarci consuma pochissima energia, una frazione di quella che il nostro organismo invece consuma per bruciare energia per riscaldarci. Quindi il sudore di per sé non è collegato al dispendio energetico, è semplicemente collegato alla termoregolazione. Quando facciamo attività fisica e sudiamo, non stiamo sudando perché facciamo attività fisica. Stiamo sudando perché l'attività fisica fa aumentare la temperatura corporea e il nostro organismo suda per abbassarla. Ma non è l'attività fisica di per sé che fa sudare, è il calore generato dall'attività fisica che ci fa sudare. Sono due cose diverse. Quindi sudare di per sé è assolutamente inutile ai fini del dimagrimento. Quindi anche l'utilizzo di tutti quegli accessori per aiutare la sudorazione, come le tute, quelle impermeabili, catarifrangenti che molti mettono, per esempio, quando vanno a correre o quando fanno comunque attività fisica, le fasce elastiche da mettersi sull'addome per sudare di più sulla pancia, sperando di dimagrire in quella zona lì, sono assolutamente inutili. Ed anzi sono controproducenti perché non vi fanno traspirare correttamente, quindi state accumulando tossine fondamentalmente sotto la pelle e non è un qualcosa di positivo. Quindi evitate tutti questi accrocchi per sudare che non servono a niente, anzi danno solo fastidio, e concentratevi sul mangiare in maniera corretta e fare attività fisica in maniera corretta e costante. Ecco, quello sì che fa dimagrire, ma non sudare. Sudare di per sé non è dimagrante. Molte persone fanno addirittura la sauna sperando di dimagrire, ma in realtà la sauna non serve a niente di tutto ciò. La sauna può avere degli effetti positivi sull'organismo, da un punto di vista muscolare rilassa i muscoli, può purificare la pelle perché appunto apre i pori, con attraverso il sudore possono essere eliminate un po' di tossine, quindi sicuramente ci sono degli effetti benefici. Se fatta con criterio, ovviamente, se non soffrite di pressione bassa, però ecco, da un punto di vista dimagrante non ha nessuna efficacia, è assolutamente zero. Così, ripeto, come il sudare di per sé. Sudare non equivale a dimagrire. Scordatevi questa associazione. Si dimagrisce in altri modi. Si dimagrisce con un deficit calorico. Questo deficit calorico lo possiamo generare con la dieta, con lo sport, con entrambi meglio, ma non sudando. Ecco, sudando non succede nulla se non perdere un po' di liquidi.
Bene, per il momento io mi fermo qui. Ti invito come sempre a lasciare un like, ad iscriverti al canale e a condividere il video se pensi che possa essere utile anche per altri. Noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando, sempre carichi e motivati.